Salve a tutti Watchikebari e bentornati nel The Cartoon Show Summer. Oggi vi presento La legge di Milo Murphy, cartone animato del 2016, concluso a quanto pare nel 2019, con in tutto due stagioni, ma forse ne arriverà anche una terza, della Disney, e creato dagli stessi che hanno ideato Phineas e Ferb, nonché che si trova appunto nello stesso identico universo, e hanno fatto dei crossover insieme. La legge di Milo Murphy, Milo Murphy's Law, parla di Milo Murphy, uno studente che porta sempre lo zaino, che ogni passo che fa, la sfiga accade. Va per una strada, o guarda c'è una macchina, si incendia, o guarda c'è un albero, cade per terra, gli cade dappertutto ogni cosa. Ma lui non si fa mai male, perché è un tipo ottimista, se ne frega se arriva tipo un fulmine vicino o se cade un palazzo pieno di gattini o che ne so. Milo Murphy, anche se è perseguitato dalla sfortuna, è un tipo felice. E forse c'ha anche qualche problema mentale, però non ne ho idea. Infatti ragazzi, la maggior parte di persone detesta Milo Murphy. Cioè vi immaginate, voi siete al parco, state giocando con Nintendo 3DS, arriva Milo e il Nintendo 3DS si fulmina. Gli amici di Milo Murphy sono Melissa Chase e Zach Underwood. Però Milo cerca sempre di risolvere le situazioni più esagerate che ovviamente vengono causate dal sottoscritto, quindi... E perciò questo cartone animato lo conoscono tutti, è famosissimo e tutti quanti lo apprezzano. Aspetta un attimo, c'è uno che mi sta chiamando. Ehi, che c'è? Oh, guarda che ti sbagli. Cosa? Ma guarda che... Va bene, ok, che Phineas e Ferb ha fatto successo, ma quando è uscito La legge di Milo Murphy non se l'è filato nessuno. Come no, scusa, ma è della Disney? Sì sì, ho capito, ma guarda che ha fatto pochissimi spettatori, Tipo, se tu chiedi a qualcuno, oh, conosci Phineas e Ferb? Sì, e Milo Murphy? No, quindi non dire che lo conoscono tutti quanti, che è bello, eccetera, E ho capito, però devo recensirlo, cioè, non l'ha mai fatto nessuno in Italia. Sì, sì, ho capito, ma non dire che lo conoscono tutti, che è famoso e vatte la pesca, non lo dire, non lo dire affatto. Okay, ma sicuro che non l'ho detto? Sì, l'hai detto, ma se non l'ho detto? No, non l'hai detto. Scusa, mi stai facendo veramente perdere tempo, lo sai? Oh, senti, ok che è della Disney, ma non se l'è caga nessuno. Chi è che conosce Milo Murphy, scusa? Cioè, tu l'hai visto gli episodi in italiano? No, ho visto qualcosa in inglese, capito, è uscito in italiano, sì, su Disney XD, Disney Channel. Tu ce l'hai Disney XD? Non lo so, l'hanno chiuso? Non ne ho idea se l'hanno chiuso oppure no, Però, scusa, perché recensisci sto cartone? Perché? No, non mi importa, sto cartone non l'ha visto nessuno, non lo conosce nessuno, Sì, ok, ma tanto ogni volta che dico che nessuno conosce il cartone, poi vedo la gente nei commenti che scrive che l'ha visto. Sì, vabbè, però non ti fidare di loro, mentono, mentono comunque per farsi notare. Nessuno l'ha visto, Ma scusa, è su Disney Plus? No, non è su Disney Plus. Cosa? Dunque, gente, ecco appunto, vi avverto che anche se questo cartone animato è nello stesso universo di Phineas e Ferb, La legge di Milo Murphy non se l'ha visto proprio nessuno. Io voglio sapere, ragazzi, quanti di voi avete visto le puntate in italiano, perché per me è impossibile vederlo in streaming, bensì ho guardato qualche cosa da YouTube. E io vi avverto che le mie recensioni non sono proprio basate su io che guardo tutta quanta la serie e posso dire ogni cosa, perché certi cartoni animati sono difficili da vedere. A parer mio l'idea è geniale, sto qua che è ottimista, che crea tante disavventure, è super sfigato, ok, forse è roba già vista, però mi piace. È un vero peccato che non si trova su Disney Plus, ma spero tanto che verrà riaggiunto. Ma guarda che c'è su Disney Plus. Come? Sì, però in qualche paese, cioè in America c'è. Quindi, cioè, mi stai prendendo per i fondelli. L'hanno messo in America e in altri stati, in Italia no. Scusa, ma che cazzo... Vabbè, raga, a quanto pare Milo Murphy's Law è un cartone animato sfigato, sfortunato del cavolo. Milo porti veramente sfiga, porco due.